il rispetto delle regole. Non sono sottoscritti, avvengono. Qui c'è un contratto e c'è questa Miss Befana, no? Quindi la contraddizione, la Miss, la Befana, cioè, che cosa succede? Beh, verrebbe un po' da dire che il racconto è un po' una cialtronata, se non fosse un po' così, nel senso che vuole giocare con un genere come la Boyle, che ha molto, come tanti degli scrittori che scrivono noir oppure giallo. E quindi ho voluto raccontare in maniera un po' sopra le righe la vicenda di questo personaggio che si ritrova solo la vigilia di Natale a ubriacarsi e incontra questa persona in un locale che in realtà non esiste perché è una porta normalissima nella strada, non c'è l'insegna, non c'è niente. E incontra questa persona che dice di chiamarsi Befana, perché chiaramente non lascia il suo vero nome, e lo incarica di uccidere una persona altrettanto particolare, consegnandogli la foto di uno strano personaggio vestito di rosso con la barba bianca lunga e dandogli un indirizzo. Sì, sì, tipico di Natale. Tipico di Natale. Grazie, facciamo un applauso.